stanno nel crollo e nell'ingloriosa fine della Serenissima nel 1797 le premesse dell'avvio della mitologizzazione di Venezia. Fu il Lord Byron, pochi anni dopo il decesso dell'ex impero marinaro mediterraneo, a lanciare il mito della città lambita dai flutti marini e minacciata dalla non esistenza, che in parole povere si potrebbe tradurre come la tendenza di congelarsi nel proprio passato. Che poi era un passato idealizzato, come accade spesso con il passato, quello della Costituzione veneziana, dello Stato potente mediterraneo, le cui flotte imperversavano da Gibilterra fino ad Alessandria d'Egitto e fin sotto le mura della ex Costantinopoli, mentre il turco avanzava in Europa via terra. Il nuovo mito dello splendore di Venezia fu dall'inizio, dai tempi del Grand Tour nel Settecento, paradossalmente un mito della decadenza dell'immagine stessa della città, della decimazione degli splendori architettonici entrati in rovina, dei palazzi antichi, delle chiese, delle scuole che una volta pullulavano di gente che girava per il mondo. Si cita spesso il fatto che delle 187 chiese presenti in città alla fine della Repubblica, nel secolo successivo 70 erano scomparse da tempo. Dei 20 teatri presenti in città nel 1700, quasi la metà scomparvero o furono chiusi tra 700 e 800 e la vita stessa della città cambiò. Entrarono in crisi anche le più facoltose famiglie della classe senatoriale, che erano il motore della vita culturale cittadina, come la famiglia Grimani, che deteneva 4 teatri in città. Quando si vive in una città al crepuscolo della sua gloria e della sua potenza economica, si finisce per amare la decadenza come unico testimone degli anni d'oro della potenza politica ed economica e si legge la città come luogo di passioni sfrenate, come fece Shakespeare nel Mercante di Venezia, oppure sull'altro versante interpretativo, come città galante in cui le passioni erotiche sono, come nelle commedie di Goldoni, il simbolo del decadimento della qualità del tessuto civile. Nel tessuto urbano e civile della ex città gloriosa e singolare, come viene nominata Venezia da un suo cronista, le passioni sfrenate sono il segno di una umanità corrotta, irreale, in cui le illusioni sul passato nutrono le nostalgie del presente e dei presenti. E che campo dell'arte poteva essere il più permeabile alla nostalgia ammirativa se non quello dell'immagine stessa della città? Mostrarono interesse per esso soprattutto i pittori e i grafici, ma anche gli architetti che volevano ammaestrarsi studiando la bellezza delle forme tardogotiche, rinascimentali e barocche, e lo spettacolo della luce che le accarezzavano con toni diversi ed entità di energia solare diversa da giorno a giorno e da minuto a minuto. Con il neoclassicismo, i punti di riferimento per queste incursioni pittoriche e grafiche nello sterminato territorio veneziano del connubio tra architettura e la luce, più riflessi dell'acqua e le oscurità e i lampi arrivati dal cielo, sono stati i quadri dei vedutisti, di un canaletto, di un guardi, che nei suoi capricci, come scrive qualche nostro collega critico d'arte, non a caso tedesco e non per caso ispirato dalle osservazioni fatte da Goethe durante il viaggio celeberrimo in Italia, interpreta, cito, «la melancolia della caducità», del marcio e del fatiscente, il senso della corrosione, il morso del tempo e delle intemperie, il tutto e la solitudine, il silenzio morto e il vuoto della laguna, fine a reificare questo complesso di sensazioni in visioni oniriche, appagate ma vibranti di pulsazioni demoniche.
Se vogliamo essere sinceri, si potrebbe anche dire che per tutto l'Ottocento e per la prima metà del XX secolo, l'immagine visiva, artistica di Venezia, così come venne elaborata dai vari raggruppamenti di pittori, talenti diversi, venuti in numero diverso da diversi paesi, in momenti diversi, sia assoggettata agli stati d'animo che portavano direttamente a Goethe, diventati temi artistici. Più tardi, a metà dell'Ottocento, l'idea di un nesso esistenziale tra l'immagine visiva e il concetto di pittura, caratterizzante, secondo il grande Burckhardt, in Der Cicerone, per l'arte veneziana del Cinquecento, è riassunto nel concetto di Existenz Malerei, cioè raffigurazione di pura e semplice esistenza. Questo concetto sembrò di poter mettere, almeno parzialmente, sotto un generico comune, il modo in cui fu raffigurata Venezia dai più importanti pittori che la visitarono e la dipinsero. E furono molti. Ma siccome qui ci interessano quelli che dipinsero la città, i pleneristi, avant les lettres, non possiamo esimerci dal citare i nomi di Richard Bonington, che aveva soggiornato in città nel 1826, che in qualche acquarello, oltre a descrivere esattamente il dato topografico, offre aperture spaziali profonde, usando una materia chiara, rendendo tonale la luminosità. Bonington farà da ponte nei suoi acquarelli veneziani tra i vedutisti tipo Guardi e gli impressionisti. Diversamente da lui, William Turner, prendendo lo spunto dalla veduta tradizionale, la trasforma radicalmente in una visione di città fantasmagorica. La mitica città viene in alcuni quadri rivestita, come d'altronde anche le acque della laguna, dai fulmini potenti che formano vortici di fuoco nella nebbia umida e la rendono spettrale. Benché non molto interessato dalla topografia, anche lui parte inizialmente da Canaletto, per poi rinunciare definitivamente alle costrizioni delle regole della veduta. Le visioni tardive veneziane di Turner non hanno uguale nella storia dell'arte. Alcune sue immagini sembrano illustrare un mondo in disgregazione sotto la tempesta, il che fa dalla sua fisicità distruttibile una metafora cosmologica. Nessun pittore ha mai interpretato Venezia come Turner, nella sua cosmica drammaticità. Tra gli impressionisti Renoir, in città dal 1881, e Monet, e sulle loro tracce Signac, si lasciarono trasportati dalle suggestioni fantasiose che la realtà delle trasparenze dell'aria e le variazioni di intensità potevano stimolare l'immaginazione per indirizzarla a una rappresentazione carica di sorprese. Dai pittori romeni importanti che hanno dipinto Venezia, Eustachio Stoianescu, vissuto tra 1884 e 1957, è uno dei pochi che abbia immedesimato la carica vitale dell'energia luce nelle ore più ambigue e fascinanti di Venezia, quelle tra il giorno e la notte, che semplicemente potrebbe essere confuse con le ore del giorno cariche di quella nebbia che avvolge tutto e impedisce la vista anche se si è a 25 metri da San Marco o da la celeberrima Santa Maria della Salute, che trasforma l'umidità in una barriera opaca, interrotta da macchie di umidità traslucida. L'ambiguità delle sensazioni visive che si provano davanti a una spettacolare realtà, resa ancora più spettacolare dalle alterazioni alle quali viene sottoposta dalle incessanti trasformazioni dei colori sotto il peso e la brillantezza o la debolezza della luce e dei suoi riflessi, spiegano d'altronde l'attaccamento quasi morboso di alcuni artisti alla raffigurazione del paesaggio veneziano. Questo attaccamento alla città di Venezia come fonte di interpretazione creativa di un'opera pittorica fu espressa sinteticamente da un pragmatico pittore americano che frequentò l'ex capitale dello Stato veneziano e la laguna
verso la fine dell'Ottocento. Venezia, scrisse Francis Hopkinson Smith, è una malattia. Chi dipinge Venezia dipinge la cosa più bella che esiste sulla faccia della terra. Probabilmente Eustachio Stoianescu la pensava nello stesso modo. Egli fu tra i primi pittori romeni a mettere piede a Venezia in occasione di una biennale, che nel caso specifico fu la 14ª del 1924, quando presentò delle opere che nulla avevano a che fare con il paesaggio veneziano. Insieme a lui presentarono dei quadri con tematiche varie pittori noti o in seguito noti, come Marius Bunescu, Dumitru Gheață, Lucian Grigorescu, Ștefan Lucian, Chimon Loghi, Gheorghe Petrașcu, Camil Resu, Jean Alessandro Steriadi e Nicolae Tonița ed altri, che non si dedicarono quasi mai poi allo studio del paesaggio veneziano, urbano o lagunare che sia. Tra quelli citati soprattutto Stoianescu, Bunescu, Petrașcu e Tonița dipinsero successivamente quadri ispirati dal paesaggio veneziano. Stoianescu fu folgorato senza dubbio già in quella occasione della bellezza del paesaggio urbano e della possibilità di trarre fonte di ispirazione dalle sue capacità di metamorfosarsi in pochi attimi in funzione dei repentini cambiamenti atmosferici. La sua immagine della piazza San Marco, invasa dalla nebbia e dall'umidità, è effettivamente un capolavoro che nulla ha a invidiare a un dipinto veneziano di Monet. Petrașcu tornò ad esporre alla Biennale del 1938 in occasione dell'apertura del padiglione della Romania voluto da Nicolae Iorga, che fu anche commissario organizzatore. Tra le opere presentate furono due paesaggi marini e un'immagine di una chiesa italiana. Tutte e tre indicavano un'affinità ai temi veneziani. Nell'intervallo tra 1924 e 1938, d'altronde, Petrașcu aveva dipinto una serie di opere a tutt'oggi di incerta collocazione cronologica, ispirate da vari aspetti del paesaggio urbano veneziano, che nella sua opera era entrato prepotentemente. Nell'intervallo citato sembra che lo stesso abbia fatto Stoianescu. Alla 22ª Biennale del 1940, di cui fu commissario di nuovo Nicolae Iorga, i pittori che presentarono opere al padiglione di Romania furono Lucian Grigorescu, Teodor Paladi, entrambi rappresentati per la seconda volta alla Biennale di Venezia, e con loro Nicolae Dărescu e Jean Alexandru Steriadi. Tutti erano artisti preferiti da Nicolae Iorga. Nelle loro opere il grande storico considerava che trovino riscontro le sue idee sulla necessità che l'arte romena trovi la via verso la modernità, mettendo in equilibrato rapporto le novità espressive con la sensibilità e la percezione della dimensione soggettiva della realtà. Dărescu aveva frequentato la città di Venezia già dagli anni 20. Per gli aspetti pittoreschi della vita urbana veneziana, ha mostrato lo stesso interesse dimostrato nel dipingere i mercati dei borghi romeni nei giorni quando pullulavano di persone. In alcune tele di Dărescu, dedicate al mercato di Rialto, ritroviamo il gusto per mettere in evidenza i personaggi ricorrendo al potenziamento dei colori dei vestiti e facendo largamente uso delle tonalità più calde e brillanti che l'avevano reso d'altronde noto ed amato dal pubblico romeno. Il fascino misterico e la fama della maledizione che, conformemente alla tradizione veneziana, alleggia sul Palazzo Dario, splendido edificio rinascimentale della fine del XV secolo sul Canal Grande, ha contribuito, sembra, all'interesse del pittore per la sua splendida architettura, resa in modalità cromatiche molto vicine alle tecniche d'immagine dell'Art Nouveau. Così come Dărescu, anche altri pittori romeni hanno cercato di cogliere nei loro dipinti gli aspetti caratteristici della vita quotidiana veneziana. Petrașcu cercò di rendere efficaci le sue immagini dei ponti veneziani, presentando le loro immagini sovrastanti alcuni canali. Ha dipinto il ponte di Rialto, guardato però dal basso, sovradimensionandolo così in altezza prospetticamente e facendolo uscire dal canone delle prospettive orizzontali a tutto campo, quelle applicate dall'architetto Antonio da Ponte nel progetto del 1587.
il che attribuisce al quadro un valore meramente espressivo, ma che snatura l'impronta visiva scelta dal progettista. Il tema del ponte veneziano inquadrato nell'area circostante interessò anche altri pittori romeni, non proprio di prima linea, come Johann Isaac, dipinse anche il ponte all'imbocco del rio dell'Arsenale, sulla riva degli Schiavoni, 1885-1950, e Samuel Meusner, 1884-1959, autore di un ottimo dipinto in cui era figurato il ponte della Ca' di Dio sulla riva degli Schiavoni. Sempre Petrascu manifestò interesse per i monumenti architettonici andati in rovina. Dipinse il cortile quadrato di un antico monastero piuttosto abbandonato al tempo, sottolineando con pennellate energiche e macchie di colori espressionistiche, non molto caratteristiche per la sua arte, lo stato di rovina degli edifici, che come molti altri monasteri veneziani hanno trovato negli ultimi decenni un altro decoroso uso. Lo stesso autore, Petrascu, fu affascinato dalla vista dei più importanti edifici ecclesiastici veneziani, San Marco e la chiesa di Santa Maria della Salute sul Canal Grande, un enorme tempio di pianta centrale con cupole dedicato alla Madonna come salvatrice della città, colpita dalla peste del 1630, progettato dal grande architetto Baldassare Longhena e consacrato nel 1687. Edificio celeberrimo che ebbe grande fortuna come modello in vari paesi dell'Europa centrale. È un quadro tormentato da pennellate violente, il quadro di Petrascu, datato 1934, come se l'edificio fosse in balia di una violenta tempesta. Più tardi Schweitzer Kumpana, dipingendo lo stesso edificio, destabilizzò ancora di più l'immagine, sottoponendo l'architettura alla pressione di masse di luce che quasi la schiacciavano col loro peso. Il tormento pittorico dei quadri dei due è molto lontano dalla serenità, fin de siècle, del quadro di Theodor Amann del 1884, in cui una parte della Basilica della Salute si intravede in piena luce, che poi è la luce della limpidezza dei pensieri e della speranza. Tutti i temi affrontati dai pittori romeni di cui abbiamo parlato si ritrovano nell'opera pittorica di Corneliu Baba, vissuto tra 1906 e 1997. Il più importante artista romeno interessato nella seconda metà del Novecento alla realtà visiva veneziana. Di ottima formazione nello spirito delle accademie artistiche del tardo Ottocento, la pittura di Baba ha le sue ascendenze nelle opere dei grandi maestri del tardo manierismo e del barocco maturo, come il Greco e Velázquez, e parecchie affinità con le visioni del mondo fantasmagorico e le oscurità minacciose delle composizioni di Goya. Affrontò quasi tutti i temi frequentati dai pittori romeni importanti che avevano dipinto nella prima parte del Novecento. Lo fece a modo suo, mettendo a fuoco le energie nascoste in un mondo buio che viene a galla nelle ore più impensabili della giornata, quando l'occhio è stanco e le visioni del pittore possono avvicinarsi alle allucinazioni. Fu sostanzialmente un realista, non condizionato dallo spettacolo ottimistico dei colori caldi. La sua Ca d'Oro del 1974 è un edificio bruciato dentro, avvolto però dalle murature come da una placca di luce dorata. A distanza di 10 anni, nel quadro omonimo del 1984, l'edificio annerito dentro, al di là delle finestre, è coperto dallo scudo delle pareti quasi fosse dal calore e sembra coperto da un mantello di fuoco, mentre in lontananza si intravede, avvicinandosi, un'altra esplosione di fuoco, quella del tramonto. Il ponte su un canale dipinto da Baba nel 1960 sembrava finire al pian terreno di un fabbricato e non portare da nessuna parte. È un ponte triste, quasi una metafora di un mondo dei ricordi, rimasto indietro,
senza soluzioni di continuità nel presente. Un mondo dei ricordi che riecheggiano nei versi di Eminescu. Oceanos se plunge pe canaluri, el numan veci e floarea tinerezzi. Rostește lin în clipe cadențate, nun vie morții, în zadar copile. Cioè, Oceanos piange sui canali, eli per sempre il fonte della giovinezza. Pronuncia lentamente in cadenza, i morti non rinascono, inutile è tutto, figlio mio.